Leviamoci da questo maledetto posto. E lui? Dov'è Otacon? Lui sta combattendo ora. Con se stesso. Per diventare l'uomo che vuole essere. Sta combattendo anche per noi? Sì. E non voglio che lo faccia inutilmente. Neanch'io. Minchia che salto! Snake. Meryl. Dammelo base. È cominciato. Devo essere pesante, eh? Sembra che dopo tutto dovremo rinunciare alla scena d'amore. Sembra di sì. Che peccato. Usciamo di qui. Snake, fuori si gela. Ti servono dei vestiti. La mia tuta da infiltrazione. Fai presto. Muoviti. Niente male, Snake. Snake! Guido io! Una telecamera di sicurezza! Non ci sono le chiavi! Non ho più vita, mi sa che qua muoio. Hai capito? Ma porca puttana! Finita! Ehi,
E figurati. Guido io.
finita. Che tortura sto finale, oh mamma mia. A sto cornuto di Liquid è morto, no? Meryl, tutto a posto? Sì, solo qualche livido. Meryl, riesci a muoverti? È bloccata, non posso muovermi. Che cosa sarà successo a Liquid? Spero sia morto. Non riesco a vederlo. Liquid è morto. Magari. Oh oh. No, in serio? Cazzo è immortale sto scemo di merda. Fox, dai! Oh, cacciamo di merda! Shonzo! Shonzo! Se è morto, significa che... Non dirlo, Snake. Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth in vista. Snake, riesci a sentirmi? Colonnello! Stai bene? Colonnello, che è successo? Il segretario della difesa è stato arrestato. Pensionamento anticipato. Arrestato? Sono riuscito a mettermi in contatto col presidente. Il Metal Gear, l'esperimento, tutto quanto. Il segretario della difesa stava agendo per conto proprio. Da solo? Che è successo all'incursione aerea e all'attacco nucleare? Gli ordini sono stati annullati. Gli F-117 e i B-2 Spirit sono tornati alla base. Ho di nuovo piena autorità sull'operazione. Capisco. A Washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto. Me lo stavo giusto chiedendo. In ogni caso il pericolo è finito. Grazie, Snake. Colonnello, può dormire tranquillo. Meryl sta bene. Davvero? Oh, grazie. Grazie tante, Snake. Snake,
Mi spiace di averti nascosto molte cose. Non c'è problema, colonnello. Snake, non sono un colonnello. Sì, ricordo. Ho un regalo per te. C'è una motoslitta vicino a te. Mei-Ling l'ha vista dalle foto via satellite. In questo periodo dell'anno, i ghiacciai sono piuttosto tranquilli. Dovresti riuscire a superarli senza problemi. Scommetto che i ragazzi della DIA e della NSA pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo. Neppure io. Meglio che non mi faccia vedere da quelle parti. Non c'è pericolo. Voi due siete ufficialmente morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano. Beh, non è troppo lontano dalla verità. E c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola Fox. Il dottor Al Emmerich dovrebbe essere da qualche parte nella base. Voglio che qualcuno lo porti qui. Capisco, ci penso io. Va bene, Roy. Andrà tutto bene? Non preoccuparti. Ho una polizza di assicurazioni. Una copia stampata di tutti i dati di Mei-Ling. Finché resteranno in mia mano, io, tu e Mei-Ling non avremo problemi. La batteria di quei nanoidi si scaricherà presto. Non potranno seguirci. Credo che non ci incontreremo più. Non si preoccupi, un giorno passerò a visitarla. Davvero, ci conto. Roy, c'è una cosa che vorrei sapere. Cioè? Una cosa su Fox Dai. Meryl starà bene, non era inclusa nel suo programma. Ma io? Ho ucciso Liquid. Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento. Come sta? Non ti preoccupare. Ora ti passo Naomi. Snake, sono io. Naomi. Ho sentito di mio fratello. Mi spiace, ma aveva un ultimo messaggio per te. Eh? Mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita. Frankie ha detto questo. Sì. E ha detto anche che ti vorrà sempre bene. Naomi, tuo fratello ha appena salvato te, me e il mondo intero. Ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo. Forse ha finalmente trovato un po' di pace. Ma non era davvero più lui. Da quando ha combattuto con te a Zanzibar, è diventato come un fantasma. Un fantasma alla ricerca di un posto per morire. Naomi, anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dai. Che puoi dirmi al riguardo? Quando morirò? Dipende da te. Che cosa vuoi dire? Tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto. Sì, ma quando scadrà il mio? Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake. È tutto ciò che posso dirti. Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico. Non può essere cambiato. È immutabile. Ma la vita non è solo questo. Finalmente l'ho capito. Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA. Perché volevo scoprire chi ero, da dove ero venuta. Pensavo che, analizzando il mio DNA, avrei potuto scoprire le mie origini, il nome dei miei genitori. E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita. Ma mi sbagliavo. Non ho trovato niente. Non ho imparato niente. Proprio come i soldati genetici, puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi, ma non puoi renderli invincibili. Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona, il suo destino potenziale. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Snake, che tu sia o meno nel programma Fox Dai non è importante. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi. Lo pensi anche tu, Snake? Non ti preoccupare, anch'io voglio scegliere la vita. Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere. D'ora in poi, però, vivrò e basta. I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro attraverso i nostri figli. La vita è un collegamento con il futuro, tutta la vita.
Amandoci l'un l'altro e imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Finalmente l'ho capito. Il vero significato della vita. Grazie, Snake. Guarda, ho trovato questo. Teniamolo con noi, come ricordo. Di cosa? Un ricordo di una missione vittoriosa oppure della prima volta che ci siamo incontrati? Un ricordo di come vivere. Fino a oggi sono vissuto solo per me stesso. La sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi sia mai preoccupato. Non sei l'unico. Per tutti è così. Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo la morte negli occhi. Non lo so, forse è scritto nei miei geni. Ora che accadrà? Che cosa dicono i tuoi geni del futuro? Forse è arrivato il momento che io viva per qualcun altro. Qualcun altro? Sì. Qualcuno come te. Forse è questo il modo giusto di vivere. Allora, dove andiamo, Snake? David. Mi chiamo David. Ok. Dove andiamo ora, Dave? Penso che sia ora di cercare un nuovo sentiero nella vita. Un nuovo sentiero? Un nuovo scopo. E lo troveremo? Lo troveremo. So che lo troveremo. Che animali sono? Caribù. Per gli aleutiani il caribù è il simbolo della vita. Presto sarà primavera. Anche per noi. Sì, la primavera porta ovunque nuova vita. È il tempo della speranza. Ho vissuto qui per molto tempo, ma l'Alaska non mi è mai sembrata così bella. Il cielo, il mare, i caribù e più di tutto, tu. Credo che questa nuova vita mi piacerà. Avanti, godiamoci la vita. Allora ragazzi, pareri, tanto bello, praticamente mi sono goduto un film, possiamo dire, e, oltre vabbè, comunque come dicevo anche in altri video, vari scleri così, perché comunque io sono impedito in determinate cose, perché cioè comunque è un gioco che non ho mai giocato, cioè comunque è parecchio datato, quindi... Ho trovato difficoltà, mi sono perso parecchie volte, perché comunque alla fine situazioni labirintiche, io non so dove andare, destra e sinistra. E niente, comunque tutto sommato veramente molto 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 bello. E poi fatemi sapere la vostra. Sicuramente l'avete giocato e tutto, ditemi un po' pareri, quello che volete, scrivetelo nei commenti. E comunque noi ci vediamo con i prossimi video, che porterò Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty,
E boh, con questo video è tutto. Un saluto da Mad Max Games. Mi raccomando, ultima cosa, condividete, commentate e spolliciate. E un saluto. Ciao. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi. Sì, signore. L'intera unità è stata spazzata via. Sì, quei due sono ancora vivi. Il vettore? Sì, signore. Fox Dye dovrebbe attivarsi fra poco, giusto come previsto. No, signore. La mia copertura è intatta. Nessuno sa chi sono davvero. Sì, il direttore della DARPA conosceva la mia identità. Ma è stato eliminato. Sì, l'inferiore è riuscito a vincere dopo tutto. Esatto, fino all'ultimo Liquid pensava di essere lui l'inferiore. Sì, signore, sono completamente d'accordo. È necessario un individuo come lei per governare il mondo. No, signore, nessuno sa che lei era il terzo. Solidus. Che cosa dovrei sapere della donna? Sì, signore, la terrò sotto sorveglianza. Sì, grazie, arrivederci. Signor Presidente. Thank you.